Una buona serata e ben ritrovati da World News 24. Riaumentano i casi di coronavirus in Puglia, vicini ai 100, secondo l'ultimo dato di uso dalla regione Puglia. 99 casi con 33 nel Foggiano, 32 nel Varese, 30 nell'Abate, 2 nell'Eccese, 1 fuori regione e 2 in provincia di Taranto. Intanto a livello nazionale, la curva dei contagi è stabile con 1.851 casi sinora riscontrati. Numeri che, secondo l'Osservatorio Nazionale sulla Salute, che mettono in evidenza come la fase che stiamo vivendo non sembra avere le stesse caratteristiche di quella precedente. I contagi sono in forte crescita, soprattutto in Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia. Proprio il governatore della Campania, De Luca, aveva detto nei giorni scorsi che se la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata, avrebbe imposto un nuovo lockdown in tutta la regione. Ancora forte lo scontro tra il Vaticano e gli Stati Uniti, dopo che l'ex segretario di Stato Pompeo aveva detto e espresso la sua contrarietà per un accordo della Santa Sede con la Cina sulle nomine dei vescovi. Oggi Pompeo ha incontrato il presidente del Consiglio Conte ed proprio in un convegno ha rincarato la dose, ma immediatamente è arrivata anche la presa di posizione vaticana con il segretario di Stato Parolin, che parla di una notizia, ma soprattutto di dichiarazioni che non ci aspettavamo, pur conoscendo bene la posizione americana. Inerente al fatto che il Papa ha rifiutato di incontrare Pompeo, lo stesso Parolin dice, ha sempre chiarito il Santo Padre di non ricevere i politici in campagna elettorale. Adesso occupiamoci dei giganti del mare. Una troupe televisiva viene dal Molise per filmare il trabucco del Gargano. Saverio Serlenga.